Notte di zucchero ai cantieri culturali della Zisa a Palermo. Beh, i palermitani rispondono. Allora, sembrerebbe che Palermo risponda a questa iniziativa. Palermo risponde, risponde bene, Palermo ha sete di iniziative. Riportare alla luce la tradizionale festa dei morti per noi è un motivo di orgoglio, perché stava per essere soppiantata dalla festività di Halloween e questo la nostra città non può permetterselo. È un regalo che si fa alla città stessa. È proprio un regalo che abbiamo voluto fare a Palermo e pensiamo di poterlo riproporre anche nei prossimi anni, quindi farlo diventare un festino d'autunno, un vero e proprio festino d'autunno. Mi scusi se la disturbo, mi chiamo Rosario De Luca. Se posso sapere che cosa vuole? Ho chiesto di vederla, l'infermiera Nina mi ha accompagnato qui da lei. Ora mi avviso, grazie, e se ne può chiedere. Sono un suo parente. Io non ne ho parente. Però un tempo ce ne aveva. Sì, però adesso sono tutti morti, chi più e chi meno. Che intende dire? Che ci sono quelli che sono morti veramente, pace all'anima loro, e quelli che morti non sono perché hanno deciso di non venirne più a giovare, i peggiori. E io, come vede, sono qui e non mi muovo più. E non posso andare a casa loro a rompergli le corna. Cavaliere, io avrei bisogno di parlare di una cosa antica. Più antica di me? No, antica come lei. È vero che siamo parenti? In qualche modo. Non lo so. Io so soltanto che qui sono tutti vecchi e lei viene qua e non vuole parlare di cose antiche. Sì, cavaliere, vorrei parlare di mio padre, Giuseppe De Luca, Peppino. Suo compare Peppino, se lo ricorda. Mi stai dicendo che sei il figlio di Peppino, il figlio svizzero. Milanese. Vabbè, la stessa cosa. Scusami, Gianni. È che a una certa età ci si commuove facilmente. Devo dire che è una bellissima iniziativa, mi piace questa atmosfera di festa. Sembra Palermo trasferita dentro i cantieri. Direi. Sì, anche perché cioè, ne abbiamo tutti bisogno, cioè, in un momento del genere secondo me che c'è un po' di festa, di allegria, di gioia, perché per ora nel mondo si coniuga solo una parola, crisi. Grazie, grazie, complimenti a voi. Seguiamolo, seguiamolo. Ciao. Il caffè. Innanzitutto il caffè. Lo so benissimo che non ti sembra il caso in questo momento, ma fidati, il caffè è fondamentale per la sua e la vostra serenità, per la pace domestica, come avrebbe detto la nonna. Dunque, la macchinetta è quella da tre, quella col beccuccio scalfito, quando anche lei se ne sarà andata all'altro mondo, pattumiera. E via con nuova, sempre da tre. Perché papà va lì, versa la prima tazzina, giro per casa, bagno, seconda tazzina, secondo giro per casa, sempre qualcosa da mettere in ordine lui, qualcosa da aggiustare, secondo appuntamento col bagno e ritorno alla caffettiera per il terzo e ultimo match tra la sua droga quotidiana e i suoi succhi gastrici. Avvertenza inutile, perché tanto tu e tua sorella lo sapete benissimo, inutile suggerire biscotto, fette biscottato, qualsivoglia altro alimento che abbia un aspetto solido, 30 anni di parole nel vuoto e di impegnative col gastroenterologo, che le avessi fatte io tutte le analisi allo stomaco, tutte le diavoloscopie che ha fatto lui, forse a quest'ora non sarei qui a combattere inutilmente e a farti perdere tempo con le mie raccomandazioni. Allora stasera ti ingabbiano per quale motivo? Che hai fatto di male nella vita? Ma niente, ho parlato semplicemente dei miei morti. I miei morti felici. No, no, anche perché siccome questa cosa della festa dei morti, che ormai non si fa più, insomma, è una ferita al mio cuore, allora io vi racconto dei miei morti felici che mi portarono il triciclo quando ero bambino. E so, sto Halloween, a me non mi cala, diciamo. No, non mi cala. Ma forse non cala a tutti i siciliani Halloween, ma che sia il regalo? Quindi diciamo io...
i morti. Ma il problema è che bisognava cercarli. Sì, andare sì. in giro, ci si svegliava con questo pensiero, perché a cercarli. L'indomani mattina si dovevano trovare i regali. Esatto, e io a mia figlia ho continuato. No, appena mi ce l'hanno, ho messo la tradizione. Legnate. Cosa diceva prima? I morti ti hanno portato questo regalo. Prima a me, a casa mia, non è che passava il bambino Gesù, passavano i morti. Sì. Signore, che dicono, è vero? C'erano, era la festa dei morti che portava il giocattolo ai bambini. Sì, sì. Invece che ne pensi di questa iniziativa all'interno dei cantieri culturali? Speriamo che siano di buon auspicio per altre iniziative, che il nostro sindaco possa essere di buon auspicio. È l'occasione per questa, di questa sera, per riprendere le tradizioni che si perdono. Ti ricordi il sasso che ti diedi l'ultima volta quando ci dicemmo addio? Sì, quello metà bianco e metà rosa. No, era tutto bianco. No, guarda che ricordi male. L'avevo stretto così forte con questa mano, che l'avevo macchiato del mio sangue. Prima di darti il sasso, mi morsi il labbro fino a farlo sanguinare. Poi lo baciai. Il nostro sangue si è mescolato. Noi ci siamo mescolati. È proprio oggi che è la vigilia dei morti, guarda caso. No, non è un caso. Non è un caso, amico mio. Noi siamo un regalo dei morti. Che cosa vuol dire? Arrospigliati! Non ti credevi vivo? Noi pupi di zucchero siamo. Ma che cosa dici? Noi siamo sogni, caro mio. I sogni dolcissimi che portano ai morti. Minchia, ma proprio ora voglio rovinare tutto. Cioè, proprio ora che ci siamo per attraversare. È tardi. Fra un po' sarà notte. E i due si sveglieranno. In sogno vivranno la stessa scena esattamente come l'abbiamo rappresentata noi. Riceveranno in sogno il messaggio dei morti, o per meglio dire il loro rimprovero. Ma che minchia fate, dicono i morti. Ma cent'anni come venite, ancora manco avete cercato. Noi dobbiamo evitare che Ignazio e Tommaso si svegliano senza ricordarsi di noi. Vuoi o non vuoi che i due si incontrino veramente? Ma certo, lo desidero con tutta la mia forza. E allora spicciate! Arminate! Tu devi andare da Ignazio. Oh, devi essere un pupo bellissimo, con la faccia di quel ragazzino che gli insegnava la matematica. E tu vai da Tommaso. Devi essere un pupo splendido, con la faccia di quel monello che saliva sugli alberi. Mi troverà sul codice penale. E mi troverà sul balcone dell'officina. Speriamo che stavolta tutti e due capiscano. E sentiamo una cosa. Andiamo. Andiamo, va. Ora che l'ho capito, il bello. Non sono il regalo, e nemmeno tutto quello che ci do. Certo, mentre gli scatto i regali, mi sento come prima di piantare un gol alla porta della squadra avversaria. Specialmente se a parare c'è quell'antipatico della seconda D. Tu ti concentri, convinto che il tuo colpo sarà una potenza, ma poi non lo sai mai come va a finire. Gli scarti, con le mani che ti si incertano perché i nodi sono sempre troppo stretti. E con tutti i parenti dietro che buscicano, dai, strappa la carta che niente ci fa, no, no, non ci posso avvolgere i tappeti. E sono tutti impazienti e curiosi più di te, specialmente la nonna, che vuole sempre sapere tutto di tutti e poi se ne scorda la metà. Una volta mio padre, che non lo sa mai dove sono messe le cose, è tornato con un coltellaccio che Don Totò usa per spegnere i polli. Mi pareva che invece di aprirgli dei regali ne poteva fare un'inta. Per tutto il giorno poi lo abbiamo babbiato chiamandolo il vendicatore dei pupi di zucchero. E lui, che quando non ha la faccia seria è un carosazzo, si è messo a farci scantare tutto il pomeriggio, si nascondeva dietro le porte e ti figlio!